Benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Fiona e oggi vi voglio parlare di una cosuccia che ho provato recentemente. Infatti qualche giorno fa sono stata in via Solferino al numero 40 in uno spazio allestito per provare in anteprima Nintendo Switch, la nuova console di casa Nintendo, della grande N, del colosso di Kyoto. Chiamatelo un po' come volete, giusto? Le so tutte, grazie. All'interno di questo spazio si sono potuti provare un po' di giochi che saranno disponibili al lancio, tra cui alcuni della suite, della collezione 1-2 Switch. Io pensavo fossero inclusi all'interno della console perché così si sarebbe dovuto fare, invece si acquistano separatamente a una cifra di, Erika, 50 dollari, che in Italia sono 50 euro, a posto. Per esempio, come prima cosa sono stata catapultata nel vecchio West e mi sono dovuta asparare con un amico a me, e vinceva chi aveva la sparazione più veloce. Non è che riprendiamo te così? Dun, 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 dun. Mettetevi faccia a faccia in posizione, pronti? No, perso sicuro. No, ma io prima avevo vinto. Vabbè, comunque ci siamo sparati con questa roba qua. Vabbè, 1-1 Scarano. Abbiamo anche l'angolo di sparazione. Come avete potuto vedere nel video, ci siamo sparati con i due Joy-Con. Ciò significa che ognuno dei due aveva un pezzo di Joy-Con legato alla mano, perché i Joy-Con si possono utilizzare anche separatamente, come per esempio in questi casi. Altra cosa che abbiamo fatto è stato contare delle biglie all'interno di alcune scatole. Questo è il contabiglie. Sì, cosa dobbiamo fare? Allora, con questo provate la funzionalità HD Rumble. Cioè? Adesso vi faccio testare con mano. Vedete in mano il Joy-Con come se teneste una scatoletta che contiene delle biglie. Ok. Aspetta. Ok? Dovete indovinare quante biglie sono contenute in questa scatoletta. Muovendo. Ah, sta vibrando. Manca un minuto. Usatelo. Sono uguali. Per stabilire il numero di biglie presente. Ok, una volta scelto il numero, usate il Joy-Con. Chi avrà vinto? No, davvero. Vince il giocatore a sinistra. Hai perso. Vabbè, andiamo avanti. Dopo le biglie siamo stati catapultati in una vita campestre, che è quella che qualcuno si meriterebbe. Erika, sei una persona orribile. Sei brava a mungere le mucche. Dobbiamo metterci dei copricapi? Assolutamente. Ecco. Qua si entra proprio nel vivo della parte. Mungi, che ti passa. Anche a casa devi fare così, lo sai. Pronti? Per mungere dal lato verso il basso, spingendo prima il pulsante sopra. Guardate sopra. Le vostre mani mentre mungete. Brava, perfetto. Prima quello sopra, quello sotto. Ma non sei buono. Guarda come schizza la mia testa. Niente. Ho vinto meglio di Scarano. Io ho vinto. Insomma, ho vinto io anche nella mungitura. Ah, che brava che ho stata. Altro gioco di 1-2 Switch invece è il gioco del samurai. Si gioca sempre in due. Ognuno dei due giocatori ha in mano un pezzo di Joy-Con. Il primo tira il fendente e il secondo lo deve parare tipo così. Sembra un gioco un po' stupido, ma non è facilissimo, soprattutto se vi fanno le finte. Uno dei due sarà il samurai che dalla spada. Unisci le mani con meglio Joy-Con per fermare la spada. Poi cambia, ti pensa come lo fai, come lo fai, ti dà il via. Pronti? Tu puoi via. Perché hai ucciso, va? Ok. Bene. Adesso incontriamo altro. Cambio. Pronti? Via. No. Via. No. Ha fatto la finta. Guarda quei petali di cose. Bene. Allora, aspetta.
a sinistra. Ah, io, vabbè, se mi fai la finta ti ammazzo. Via. Senza fuga. No, se vedo una bella. L'ultimo gioco che abbiamo provato di 1-2 Switch invece è stato quello del pugilato, dove in poche parole funzionava un po' come Nintendo Wii e voi tiravate i pugni direttamente con i due Joy-Con, insomma, quindi un ritorno un po' al passato. Carini, pare che Nintendo abbia deciso che dobbiate tornare alla vita di un tempo. Cosa significa questo? Un po' quando la mamma vi diceva andate fuori a giocare che c'è bel tempo. Ecco, Nintendo vuole fare una cosa molto simile, più o meno. Insomma, vuole che voi vi guardiate in faccia senza guardare lo schermo. Infatti tutti questi giochi di 1 o 2 Switch si possono giocare senza guardare lo schermo. Insomma, questo è l'obiettivo di Nintendo, anche se non so quanto possa andar bene a lungo andare. Per un semplice motivo: quanti di voi vivono da soli? Sono forever alone. Quanti? Ditemelo! Io non giocherei mai con nessuno perché sono sempre qua a casa da sola, o lavoro o sono in giro, e mi sembra più un qualcosa fatto per delle, non so, famiglie numerose o chi ha questa vita sociale così molto estesa. E no, non io, non Erika e secondo me neanche tanti di voi che ci stanno guardando in questo momento. I giochi di 1-2 Switch sono semplicemente dei giochi che vi faranno vedere quali sono le potenzialità, secondo me, iniziali di Nintendo Switch, e più o meno finisce lì, perché poi, secondo me, piano piano l'effetto wow è iniziale, poi va un po' scemando, insomma, una volta che li avete provati non c'è più di tanto motivo di rigiocarci, a meno che non abbiate 4 o 5. Passiamo ora ai giochi AAA. Ho provato infatti il mio The Legend of Zelda, volevo rubarne uno di Nintendo Switch solo per giocarci. Tra l'altro, The Legend of Zelda The Wild... Breath of the Wild. Ok, The Legend of Zelda Breath of the Wild, per me è Zelda punto, cioè non è che qua adesso tutti questi sottotitoli. Oh. Breath of the Wild l'avevamo provato alle 3 2016 e già allora ci era piaciuto tantissimo. Di chi è il telefono che suona? Te lo buco! Tuo? Sì, era tuo. Sarà uno dei tuoi 3-4 telefoni. No, è tuo, perché io nel mio l'ho tolto. Suono Huawei, ce l'hai tu il mio Meizu phone lì? L'ho tolto. Stavo dicendo, The Legend of Zelda Breath of the Wild l'avevamo già provato alle 3 2016 e ci era già piaciuto tantissimo, nonostante l'avessimo provato su Wii U. Anche Erika, che non è super appassionata di Zelda, correggimi se sbaglio, è però rimasta stupita da come è stato cambiato, perché ci sono state tantissime rivoluzioni: il fatto che sia open world, il fatto che si possano distruggere gli alberi, il fatto che si possa cucinare, il fatto che il cane continua ad abbaiare, ma basta! Questa volta invece su Nintendo Switch ho provato a giocare sia su schermo, cioè su una TV, che sul tablet di Nintendo Switch, con i due Joy-Con attaccati al tablet. La sensazione di giocarci su un tablet all'inizio è stranissima, perché dite che diavolo è questa cosa, nonostante poi lo schermo abbia una risoluzione di 720p, quindi neanche full HD, la sensazione comunque è molto piacevole. La risoluzione e anche quello che vedete sullo schermo è davvero bellissimo. Ma per quale motivo? Semplicemente perché i colori sono super sgargianti. Questa cosa del cel shading a me piace tantissimo, con questi contorni neri assolutamente irreali, molto fumettosi, e penso che la resa sia data proprio da come è stato sviluppato il gioco, insomma. Invece quando Nintendo Switch è attaccato alla TV, The Legend of Zelda va a 900p, neanche quindi un full HD.
su schermo, probabilmente lo schermo che c'era lì in location non era proprio il massimo, il pannello della TV, i colori sembravano un po' smorti, smuttini, però devo dire che il gioco secondo me merita tantissimo. Soprattutto, altro effetto wow di The Legend of Zelda è stato: oh cacchio, è doppiato, Link ha una voce! E in effetti questo episodio di The Legend of Zelda è il primo in assoluto in tutta la storia che ha un doppiamento. Un doppiamento. Che ha un doppiaggio, perché prima solitamente parlavano tipo così. Questa volta sentir parlare sia Link che tutto il resto è stato tipo da shock, però il doppiaggio in italiano sembra essere davvero ottimo. Ripeto, non ci ho giocato tantissimo, sarà stato un quarto d'ora, ma ne è valsa veramente la pena. Dopo The Legend of Zelda è toccato a Mario Kart, nella versione 8, quindi Mario Kart 8! Oh, Kart 8! Sembra il fratello povero di Tonio Cartonio, non che Tonio Cartonio sembrava una roba ricca, ma fa niente. Oh, io scelgo Bowser. Browser, un'altra cosa quella. Browser, anzi no, Boo, scelgo Boo. Mi sto sfidando con Scarano. È una pista tonda questa, che è? Una pista tonda? E vai! Tonta! Abbiamo giocato sullo schermo del tablet di Nintendo Switch. È stato divertentissimo. Già il nome Mario Kart vi ispira divertimento. Ci abbiamo giocato in 4 persone contemporaneamente e devo dire che tanta roba. Però anche lì, Mario Kart, dopo che ci hai giocato con gli amici e tutto, sì, dopo un po', diciamo, non so, così. Secondo me, secondo il mio umile parere, dopo un po' stanca anche quello. Torniamo adesso alla questione più spinosa di Nintendo Switch. Nintendo Switch sì, Nintendo Switch no. Questo era il mio. Aspetta che ci tolgo la suoneria. Io non vi so dire se realmente Nintendo Switch sì o Nintendo Switch no. Posso però provare a fare delle considerazioni su questa console. Considerazione numero 1. Effetto wow. Effetto wow è quella cosa del momento che poi dopo un po' secondo me svanisce, perché avete giocato a spararvi cosa? Wow, divertente, che figata! Vi ripeto, quante altre volte lo fareste? Non lo so, dipende un po' da voi, dipende dalla famiglia che avete, dipende se avete una famiglia o se vivete da soli, dipende da tantissime cose, però provateci a pensare. Io per esempio, dopo che li ho provati un paio di volte, non ci giocherei sinceramente più. Numero 2, l'effetto tablet di cui parlavamo prima. Giocare a The Legend of Zelda sulla TV e poi continuare a giocarci anche sul tablet, così sulla carta è fighissimo. Tenete conto che la batteria di Nintendo Switch usato a mo' di tablet dura, dichiarato da Nintendo, più o meno 6 ore. Invece con giochi molto pesanti che richiedono un'elaborazione molto elevata arriviamo a 3 ore, quindi un The Legend of Zelda ci può durare 3 ore. Non possiamo attaccarlo, da quello che abbiamo capito, direttamente all'USB, che ne so, in aereo o in macchina, perché non è abbastanza potente. Bisogna quindi avere una presa. Quando capita in giro di avere una presa? A meno che non siete, che ne so, al bar a bere un caffè e dura 3 minuti, o avere un cappuccino, potete prendervi mezz'ora al massimo. Per ricaricarlo totalmente ci vogliono 3 ore. Sì, magari potete usarlo in casa, sui mezzi pubblici. Ecco, magari andando al lavoro potete continuare a giocare a The Legend of Zelda. 3 ore vi bastano. Oppure potete utilizzarlo in casa. Non lo so, vi siete stufati di giocarci in salotto, ma in camera da letto non avete la TV, prendete Nintendo Switch, il tablet, e lo portate in camera da letto. Oppure in un posto ancora più bello che è il... bagno. Brava! Lì di certo non ci state 3 ore. Ecco, se avete dei problemi... non entriamo nei dettagli, potreste starci un po' di più, ma solitamente una sessione cacca può durare 20 minuti, no? 10-20 minuti, insomma, potreste anche sopravvivere senza Nintendo Switch. Riassumendo, ci giochereste in giro? Dipenderà tutto, secondo me, dalla lineup che verrà presentata, perché quella di adesso... io lo comprerei solo perché c'è The Legend of Zelda, ma perché io sono assolutamente appassionata e farei qualsiasi cosa. Però se dovessi guardare in un'ottica di risparmio, di fare un acquisto ragionato, forse non lo prenderei subito. Chi lo sa? Voi lo prendereste oppure no?
Terza e ultima considerazione, Nintendo notoriamente non ha mai puntato in vita sua sulla grafica, ma sull'esperienza. Non so se avete presente quel meme che dice giocare ai videogiochi per la grafica è come guardare un porno per la storia. In effetti hanno ragione, però c'è un piccolo problema. Le TV che vengono prodotte in questo momento, la maggior parte di quelle TV nuove, come per esempio quella che abbiamo noi qua in prova da un po' di tempo, è una TV 4K HDR con una risoluzione del Nintendo di 1080p, quindi Full HD. A lungo andare, secondo me, l'occhio si disabituerà, perché tutti i contenuti nuovi che usciranno col tempo saranno contenuti piano piano ambulanza! Piano piano diventeranno tutti contenuti 4K, HDR, tutte queste robe super mega fighe. Avremo quindi un Nintendo Switch che probabilmente rimarrà un po' indietro. Magari a qualcuno non frega niente, ne sono sicura di questo, però a qualcuno che ha comprato una TV 4K HDR questa cosa può interessare. Fateci un ragionamento, vi interessa questa cosa oppure no? Non lo so, io ci giocherei lo stesso. Qualcun altro invece dice, no, com'è possibile, questa roba è vecchia. Va un po' a gusti, però provate a ragionarci. Insomma, non posso dirvi realmente se Nintendo Switch sì o Nintendo Switch no, perché è una decisione troppo personale da fare. Posso solo dirvi che se siete appassionati di Zelda, Mario può essere un acquisto imprescindibile, dovete prenderlo. Altrimenti fateci ancora una ragionata e poi fatemi sapere cosa avete deciso. Direi che questo video termina qui, spero che vi sia piaciuto. Ricordate di iscrivervi al canale e di guardare altri video che vi stiamo consigliando e che siamo sicure che vi piaceranno tantissimo. Detto ciò, se avete qualsiasi domanda, scrivete, commentate, seguiteci sui social, lasciate tanti like e mandateci tanti bacini che li prendiamo sempre. Un bacio e un abbraccio a tutti, ciao!